particolare affronteremo il tema delle precipitazioni estreme che al suolo. L'altra volta abbiamo visto le caratteristiche delle precipitazioni in senso generale. Sarebbe interessante continuare anche su quella degli aspetti di cui abbiamo già parlato. Tuttavia abbiamo uno specifico compito, che è quello di introdurre appunto il significato di precipitazioni estreme. Per introdurre il tema dovremmo introdurre anche un concetto, che è quello del tempo di ritorno, che andrò a definire tra poco. E poi proporrò alcuni strumenti, di cui qualcosa abbiamo già cominciato a vedere nella parte di esercitazioni, per calcolare quello che vi dico. Il punto di partenza è una tabella di questo tipo. Che cosa contiene questa tabella? Beh, deriva da dei libri che si chiamano Annali Idrologici, che ora non vengono più pubblicati. Su questi annali idrologici c'erano riportate le varie misure idrometeorologiche relative a varie stazioni di misura. In particolare questa tabella si riferisce alle precipitazioni massime annuali per assegnate durate. Vedete che qui ci sono 5 durate caratteristiche, cioè 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore. Per ognuna di queste durate è riportato l'anno in cui questa durata è stata misurata, questa altezza di precipitazione è stata misurata, e poi in ciascuno numero di colonne è riportato in millimetri l'altezza di precipitazione in quella durata massima registrata. Ovviamente, andando da sinistra verso destra, aumentando la durata, la precipitazione non può che aumentare. Viceversa, sulla verticale il dato è variabile. Una rappresentazione su un grafico bidimensionale in cui in ordinate abbiamo l'altezza di precipitazione e in ascissa abbiamo la durata, ci riporta questo grafico in cui, quindi, per ogni durata noi abbiamo in realtà una distribuzione di altezza di precipitazione, distribuzione, ricordo, dei massimi annuali di precipitazione. Questo significa in teoria che, osservando tutte le precipitazioni che sono intercorse durante un anno e muovendo una finestra temporale, per esempio di un'ora, si è mantenuta l'altezza massima in questa finestra temporale mobile sull'altezza oraria. Un'altra rappresentazione più significativa di questa è questa qua. Questa rappresentazione è fatta attraverso un box plot, del box plot ho già parlato, ed è appunto una rappresentazione della distribuzione dei dati. Abbiamo una scatola o diagramma a scatola in italiano. La linea grossa intermedia rappresenta la mediana, cioè metà dei valori di questi stanno sotto quella mediana e metà dei valori stanno sopra. La linea superiore rappresenta il quartile superiore, cioè solo il 25% dei dati è più grande di quella linea, e la linea inferiore, il quartile inferiore, solo il 25% dei dati è più piccolo di questo. I baffi rappresentano un'idea, secondo una certa interpretazione, di un'idea di dove devono stare i dati del campione. Se alcuni dati non compaiono all'interno dei baffi, questi sono degli outliers, almeno secondo questa interpretazione, che è evidentemente legata ad una particolare distribuzione. Potrebbe anche quindi essere che questi dati non sono propriamente degli outliers, ma cioè dei dati, perché noi abbiamo campionato in un determinato campione, però la cui differenza è tale che dovrebbero apparire in un campione molto più grande per essere coerenti con gli altri dati. Quella che vedete sotto è il comando dato in R, ma noi lo vedremo in Python invece. Andiamo adesso a definire appunto che cos'è il tempo di ritorno, in particolare
Noi pensiamo di avere una serie di misure per un numero T grande di anni. In questo caso noi faremo poi, abbiamo misure annuali. Sono N le misure fatte in questo periodo. Per esempio, nel nostro caso abbiamo, non so, 50 anni, abbiamo anche N piccola, è pure 50 misure. Il tempo di campionamento in questo caso, in cui i dati sono stati selezionati, è che cosa? È T grande diviso N, e lo chiamiamo N. Se i nostri dati sono stati raccolti in T grande uguale a 50 anni, abbiamo fatto 50 raccolti di dati, evidentemente N uguale a 1, un anno. È il campionamento di una singola misura. La definizione empirica del tempo di ritorno potrebbe dunque essere questa. Se noi andiamo a considerare per una prefissata soglia, che qui ho chiamato H star, il numero di volte che quella soglia di precipitazione è uguagliata o superata. Quante volte la precipitazione, non so, 40 mm è uguagliata o superata in 50 anni? Beh, conto che questa cosa succede L volte. Quindi il tempo di ritorno, altro dal punto di vista empirico, altro non è che la durata della misurazione diviso il numero di successi, cioè il numero di volte che il dato H star è stato superato. Quindi T diviso L. Per esempio, se L fosse 20, 50 diviso 20 sarebbe 50 diviso 20 sarebbe 2,5, in questo caso anni di tempo di ritorno. Siccome T è N per M, possiamo trasformare questa definizione di tempo di ritorno in funzione di quella che poi chiameremo frequenza di superamento, o ancora nella slide successiva Empirical Cumulative Distribution Function, distribuzione empirica cumulativa dei dati. Definiamo la frequenza di superamento come il numero di volte che questo processo è maggiore di H star, e vedete, quindi questa è L volte, il numero di volte in cui ho successo, diviso N volte, N il numero totale di elementi. Quindi il tempo di ritorno non è altro che M, la frequenza di campionamento, diviso appunto la probabilità di superamento, cioè che poi ho ridefinito qui. E una cosa importante da notare è che il tempo di ritorno è un tempo, la frequenza di superamento è un numero. La proporzionalità dal punto di vista la proporzionalità è data da M, che è l'intervallo di campionamento. E F con R di H maggiore di H star è la frequenza di superamento, cioè vado a vedere quante volte un H star è stato superato, ma potrei considerare anche il complementare, cioè la frequenza di non superamento, ovvero quante volte H star non è stato superato, cioè H è minore di H star. In questo caso è evidente che la frequenza di H star maggiore di H è più la frequenza di H star minore o uguale di H grande minore o uguale di H star è uguale a 1, quindi FR di H star di FR di H maggiore di H star è uguale a 1 meno F di R per H minore uguale di H star. Questa la definisco anche frequenza empirica di non superamento o empirica cumulative distribution function. Visto che questo poi è il nome con cui anche la tratteremo proprio numericamente quando noi andremo a fare. Nelle analisi statistiche che poi noi andremo a fare, alla frequenza empirica di superamento cercheremo di sostituire una probabilità. Ovvero, che cos'è la frequenza empirica? È semplicemente
la misura che noi otteniamo dai dati. La probabilità invece è legata a, come dire, all'idea che noi dobbiamo interpolare, cioè la frequenza empirica, con una famiglia di curve di qualche tipo, che poi vedremo quali sono. Evidentemente nel fare questo tipo di operazione di interpolazione dovremmo interporre vari altri ragionamenti e assumere nella sostanza che quelle curve che noi andiamo ad utilizzare siano quelle che correttamente riproducono il fenomeno che vado a misurare. Ritornando al grafico di prima, i tempi di ritorno quindi hanno una corrispondenza più univoca con le frequenze. In particolare qui, per esempio, il quantile 0,75, che vuol dire 0,75 della probabilità, un tempo di ritorno di che cosa? Di 1. Di 1 diviso 1 meno la frequenza di non superamento, quindi 0,25, all'incontrario 4 anni. Di nuovo qui il quantile di 0,25 ha un tempo di ritorno di 1,33 anni e la mediana ha un tempo di ritorno di 2 anni. Questo è ovviamente sempre vero. Quindi abbiamo fatto un'operazione, cioè abbiamo associato una probabilità, una frequenza oppure un tempo di ritorno ai nostri eventi. Cioè non è che l'abbiamo fatto, poi lo dobbiamo in pratica e spiegare questa cosa nei suoi dettagli. E a questo punto siamo veramente in grado di parlare di fenomeni estremi. Cosa sono quindi dei fenomeni estremi? Sono dei fenomeni che avvengono molto raramente. Quanto molto raramente? Beh, è convenzionale quanto raramente sia. Per esempio, nel caso delle piene, risulta che un fenomeno estremo è un fenomeno che abbia un tempo di ritorno maggiore di 200 anni. Quindi una frequenza di 0, punto, fate 1 meno 1 su 200 e trovate la frequenza. Un evento molto raro. Quindi quando nei giornali, per esempio, si parla di bombe d'acqua o cose di questo tipo, noi dovremmo sorridere e chiedere che fosse dato un concetto più preciso come quello di tempo di ritorno. E in effetti sul calcolo poi del tempo di ritorno degli eventi che per esempio hanno generato dei dissesti idrogeologici, spesso si gioca il fatto che le opere di difesa o le azioni intraprese siano state fatte in maniera corretta. Questo non basta naturalmente per il nostro sistema. Noi vogliamo andare a calcolare delle curve che ci danno l'altezza di precipitazione, cioè quanta precipitazione cade, in funzione di che cosa? In funzione della durata prefissata che ci poniamo e in funzione del tempo di ritorno. Queste curve si chiamano linee segnalatrici di possibilità pluviometrica o curve di possibilità pluviometrica. Noi ci aspettiamo, in realtà c'è una letteratura abbastanza lunga sulla forma di queste curve di possibilità pluviometrica, ma io mi soffermo semplicemente su questa forma che dà l'altezza di precipitazione come quella che si chiama una legge di potenza. Legge di potenza dove l'altezza di precipitazione è proporzionale a che cosa? Al tempo di precipitazione, la durata di precipitazione per un coefficiente che io ho chiamato A, che poi vedremo può dipendere solo dal tempo di ritorno. La durata di precipitazione a sua volta è elevata ad un esponente n. Questo esponente n non dipende dal tempo di ritorno.
Per il modo in cui noi raccogliamo le nostre precipitazioni, all'aumentare della durata, l'altezza di precipitazione non può che aumentare. Perché non è la durata di un evento, ma è la durata che noi prefissiamo, rispetto alla quale noi cumuliamo tutte le precipitazioni, anche più eventi messi insieme. Quindi quell'esponente n deve essere maggiore di 1. Maggiore di 0. L'intensità di precipitazione media invece che cosa sarà? Sarà semplicemente l'altezza di precipitazione diviso la durata, quindi rispetto alle formule che abbiamo scritto prima è A per P con P alla N meno 1. Quello che si osserva da un punto di vista empirico è che all'aumentare della durata l'intensità della precipitazione diminuisce. Se vi ricordate l'ultima slide della lezione scorsa, sia pure da un punto di vista descrittivo, io avevo raccolto una tabella con gli estremi di precipitazione registrati su tutta la Terra per diverse durate. Vedevate chiaramente che l'intensità di precipitazione diminuisce. Quindi questo sta a significare che N non solo deve essere maggiore di 0, ma deve essere anche minore di 1, perché l'intensità, quindi N meno 1, deve essere negativo affinché l'intensità decresca. Quindi N è compreso tra 0 e 1. Questi sono dati, anzi sono proprio i dati relativi alla tabella che vedevate prima, e rappresentano le curve di possibilità pluviometrica, come dite, delle rette meteo delle leggi di potenza. In questo grafico la scala degli assi è bilogaritmica, cioè logaritmo delle altezze sulle ordinate, logaritmo delle durate sulle ascisse. Una legge di potenza, se voi prendete il logaritmo dell'altezza, si trasforma nell'equazione di una retta in cui n è il coefficiente angolare della retta. Questo grafico lo tengo da tempo per mostrarvi come non dovete fare un grafico. Perché secondo voi non dovete fare un grafico in questo modo? Non c'è che non va. Si lanci. Io in un grafico deve essere completamente autoesplicativo. E qui io ho, per quanto riguarda le durate, dove entro con la durata e so, per esempio, una durata, quanta è una durata? Per esempio 5 ore. 1, 2, 3, 4, 5 ore, qua va bene. Ottengo qui un valore che è 1,89. 1,89 che cosa? Il 1,89 è il logaritmo della precipitazione. Non va bene che qui siano rappresentati i logaritmi della precipitazione. Dovrebbe essere rappresentata direttamente l'altezza di precipitazione. Gli assi dovrebbero essere bilogaritmici, quindi il logaritmo anche qua, ma l'asse verticale dovrebbe riportare i valori esatti della precipitazione. Devo consultare questo grafico con la calcolatrice. Quindi questa è una questione importante che dovete imparare. Nessuno sa che cos'è il logaritmo di 1 o no, cioè nessuno sa, lo sappiamo benissimo con la calcolatrice in mano. Per il resto va discretamente bene. Le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica sono tra di loro parallele, ovvero i punti che voi vedete segnati con i triangolini, quadratini e rotondini di diverso colore sono ottenuti attraverso una procedura di analisi statistica sui dati iniziali forniti dalla tabella che vi avevo dato prima, e su questa poi entreremo assolutamente nel dettaglio. Questi punti sono poi interpolati
per esempio con il metodo dei minimi quadrati, un'operazione che voi sapete senz'altro fare da tantissimo tempo. Queste rette devono risultare parallele, beh, che siano un pressappoco parallele, che non si incrocino nell'ambito delle misure che noi abbiamo fatto, quindi tra un'ora e 24 ore, questo è per costruzione. Questo è per costruzione perché questi punti che hanno un tempo di ritorno più alto, qui dicono 200 anni, devono stare per forza più in alto di tutti gli altri che hanno 100 anni di tempo di ritorno e 50 anni di tempo di ritorno, perché precipitazioni con un tempo di ritorno più alto sono più alte. Quindi in qualche modo, però non è affatto scontato che il coefficiente angolare della rete interpolante sia uguale tra gli uni e gli altri dati, anzi potrebbero convergere. Se convergono troppo velocemente c'è il dubbio che ci sia qualcosa che non va nei dati. Ma per quale ragione? Facciamo un caso estremo, che sia una curva per esempio di 500 anni di tempo di ritorno, che sia fatta come vedete rappresentato nel grafico. Che cosa succede? Diciamo che fino a 10 ore tutto va relativamente bene. No, non fino a 10 ore, fino a 5 ore va relativamente bene, perché la curva con un tempo di ritorno di 500 anni è superiore alle altre curve, ma poi oltre le 7 ore la curva di 500 anni passa al di sotto delle altre curve, che non è sostenibile. Questo in verità non può mai accadere se all'interno dell'intervallo dei dati che voi avete usato per interpolare, non può assolutamente mai accadere, però siccome voi potreste forse estrapolare i dati per durate più lunghe, cosa che anche qui comunque andrebbe fatta con un minimo di raziocinio, se le curve si interpolassero, quindi in questo modo si avrebbe un assurdo, che una precipitazione con un più alto tempo di ritorno dovrebbe predire una altezza di precipitazione più bassa delle altre curve. Quindi le curve a voi verranno parallele o approssimativamente parallele almeno nell'arco di durate che di interesse. In realtà le curve di possibilità pluviometrica dell'arco non sono interpolate su tutto l'arco delle durate, da zero all'infinito, ma generalmente vengono comunque interpolate almeno su tre fasce, da 0 a 1 ora, da 1 ora a 24 ore e le precipitazioni poi giornaliere o plurigiornaliere. In effetti, se voi pensate a quello che noi abbiamo già detto, ciascuna di queste fasce corrisponde a tipi di precipitazione che sono anche fisicamente generate in modo diverso. Le piogge suborarie sono precipitazioni di natura prevalentemente convettiva. Nelle altre tipi di precipitazioni di durata più lunga o prendiamo più elementi di convezione, oppure abbiamo precipitazioni stratiformi, precipitazioni frontizie che hanno anche quindi un diverso meccanismo. Quindi è anche ragionevole pensare che queste precipitazioni di durate diverse abbiano poi statistiche diverse, quindi sempre un range limitato di temperature, di durate, ed eventualmente si spezzano le durate in modo opportuno. E intanto questo primo concetto l'abbiamo chiarito. Dunque, tempo di ritorno: per noi le precipitazioni estreme sono legate ad un tempo di ritorno. Il tempo di ritorno in forma empirica è definito come l'ho definito io. Certamente poi si può ridefinire il tempo di ritorno dal punto di vista delle distribuzioni che lo dovrebbero descrivere, ma questo è un'altra storia.